ragazzi, è ufficialmente iniziato il periodo delle fragole, perfette per la realizzazione di frullati, torte dolci, torte fresche, torte al forno. Ma se oggi le utilizzassimo invece per preparare una pasta davvero sorprendente? Scoprite la ricetta insieme a me, sarà fantastica! La preparazione è molto semplice e aggiungerei anche divertente. Chiaramente con le fragole non potevo se non scegliere come formato di pasta le farfalle, no? Visto che siamo anche in tema primaverile. Stiamo aspettando gli ultimi istanti che l'acqua prenda il bollore, nel frattempo noi ci dedichiamo alla preparazione delle fragoline, quindi le mondiamo bene e le tagliamo pezzettini piccolini. L'acqua bolle, dunque versiamo del sale, fino o grosso come preferite, e ci versiamo anche la pasta. Circa 10 minuti a partire dalla ripresa del bollore. Nel frattempo ci prepariamo il sughetto di accompagnamento. Abbiamo dunque preparato le fragoline, le versiamo ma quasi tutte, una parte le teniamo intere, che ci serviranno ovviamente per la decorazione. Le facciamo andare un pochettino e le facciamo sciogliere. Ma non è finita qua. Prendiamo un po' di olio extravergine e lo mettiamo all'interno delle fragoline. In un altro pentolino invece versiamo sempre 2-3 cucchiai di olio. Questo fra l'altro è anche un olio leggermente aromatizzato che mi piace terribilmente. All'interno del pentolino con l'olio versiamo del pane grattugiato, che poi daremo un tocco di croccantezza proprio con il pane grattugiato. Quindi fiamma moderata sotto e facciamo tostare il pane grattato. Invece dell'olio, se volete, potete anche usare e utilizzare un pochettino di burro. Aromatizziamo il sughetto di fragole, vedete io lo lascio senza coperchio perché voglio che il sugo evapori, che l'acqua di vegetazione evapori rapidamente. A questo punto, dolcemente, facciamo sciogliere anche della robiola oppure del formaggio spalmabile e possiamo aggiungere un po' di latte per facilitare appunto lo scioglimento. Sempre fiamma bassa, eh? In alternativa potete utilizzare della ricotta oppure usare anche in questo caso con un po' di panna da cucina. Il sughetto alle fragole è praticamente pronto, vedete che non abbiamo ridotto proprio in crema le fragole, ma le abbiamo tenute abbastanza croccantine. Abbiamo spento il fuoco per evitare di far coagulare troppo il sugo. Attendiamo la pasta. Ragazzi, ci siamo! Allora, spegniamo l'acqua. Ok, voilà, quindi teniamo un po' di acqua di cottura e facciamo saltare le farfalle nel sughetto di fragole. Sembra anche poetica. Amalgamiamo. Wow! Ma non è ancora finita, eh? Aspettate il tocco finale. Ora, limone alla mano, una grattatina di scorza, pochissima pochissima, proprio per dare un tocco di freschezza. Ma siccome ci piace giocare con i contrasti, abbiamo la dolcezza delle fragole da una parte, io propongo anche un po' di piccantezza dall'altra. E la piccantezza mi è data dalla rucola, molto bella, aggressiva e piccante. Impiattiamo. Un po' di rucola senza esagerare. Il pan grattato tostato sopra. E tocco finale, ovviamente, delle fragoline fresche. Voilà! Mi chiederete voi giustamente, e l'assaggio? Beh, detto fatto, io non vedo l'ora di assaggiare queste farfalline alle fragole.
Buonissime! Ragazzi, una cosa, mi raccomando, per assaporare al meglio la consistenza e la cremosità del sugo, servite la pasta immediatamente, quindi non conservatela troppo a lungo, mi raccomando. Il sapore e la consistenza, la freschezza e la piccantezza anche della rucola vi conquisteranno. Parola di Alice.